Canzano, Cortino, Crognaleto, Isola del Gran Sasso e Roseto degli Abruzzi sono i comuni del Teramano in cui nasceranno le aree ricreative attrezzate con arredi inclusivi per i diversamente abili, oltre ad attività di sensibilizzazione, aggregazione e socializzazione rivolte sia ad utenti con disabilità che alle loro famiglie, inclusa l'attivazione di uno sportello di ascolto dedicato. In questo progetto realizzeremo 5 aree picnic per disabili per dare veramente un vantaggio e una normalità attraverso queste attrezzature per i meno fortunati e realizzare comunque anche altre situazioni nell'arco di questo progetto, e per cui saremo ben felici di ospitare tutti i ragazzi della provincia di Teramo in determinati incontri che faremo durante questo percorso. Le attività si svolgeranno da settembre fino al prossimo mese di dicembre e prevedono un primo step in cui il consorzio provvederà ad acquistare e fornire ai comuni che metteranno a disposizione un'area idonea già attrezzata arredi inclusivi con panchine, tavoli da picnic, cestini, portarifiuti, bacheche informative e altro. Negli step successivi, che rientrano tra le attività finanziate dal piano sociale regionale, saranno organizzati nei comuni dove verranno installati gli arredi inclusivi 5 incontri info formativi con la presenza di esperti e professionisti sociali sul tema della disabilità, affrontando tematiche che possano migliorare la qualità della vita dei diversamente abili e delle loro famiglie. Sensibilizzare queste persone, le parti interessate, per far sì che vengano a conoscenza delle tante misure che sono previste nel piano sociale, ovvero il caregiver, la vita indipendente, il dopo di noi, il rimborso delle spese oncologiche. Veramente un piano sociale importante che noi però vogliamo far conoscere scendendo vicino alla gente, scendendo sul territorio, cercando appunto di coinvolgerli, perché molti hanno anche difficoltà a reperire fondi, a fare delle domande dei bandi che noi pubblichiamo.